Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo su Siphon Filter per affrontare la missione base di Römer. Messaggi di Markinson. So che questo tipo di operazione militare viene di solito svolta dai nostri agenti delle truppe di assalto, ma per ovvi motivi voglio assegnarla a te. Trova l'arsenale dei missili della base e fanne l'inventario. Colloca le cariche di C4 in posizioni strategiche ed elimina Gabrek, ufficiale in comando della base. Dovrai anche disattivare il radar antiaereo della base prima che l'IAN inizi l'evacuazione. Una volta collocati gli esplosivi, avrai un tempo limitato per fuggire. Ho scoperto perché questa indagine è andata male fino ad ora. C'è una talpa al vertice dell'agenzia. Certo, Benton. Lo sapeva. Tu sei un agente importante, Logan, ma non puoi essere al corrente di tutte le attività dell'agenzia. Sapevamo da tempo che Benton faceva il doppio gioco. In quante missioni ci ha spedito sapendo che Benton poteva farci ammazzare? Facciamo solo il nostro dovere, Adesso Logan. si comincerà a collaborare. Tutti noi. Tira su! Cos'altro hai scoperto? Abbiamo scaricato molti file dal computer di Fagan. Ci vorrà un po' per decodificare tutti i dati, ma da qualche parte Fagan deve avere un laboratorio dove si produce il virus. Fagan è scomparso. L'Interpol lo sta ancora cercando e non c'è traccia di Remer. Remer opera da una vecchia base sovietica nel Kazakistan settentrionale. I nostri satelliti spia hanno individuato la posizione esatta della struttura. Il Dipartimento di Stato deve dimostrare al governo del Kazakistan che gli Stati Uniti non sono coinvolti nell'operazione. Un elicottero vi lascerà a 1 chilometro dalla base, fuori dalla portata del radar. Il maltempo dovrebbe facilitarvi le cose. Infiltratevi nella base e disattivate il radar di controllo delle apparecchiature antiaeree prima di evacuare. Sembrano degli SS-23 a lunga gittata. Lo sono, è per questo che vi mando là. Prima di azionare il timer, dovete trovare i depositi dei missili e recuperare i codici di lancio. Vogliamo sapere da dove provengono. Porterai con te il C4 da sistemare nei serbatoi del carburante. Dovrebbe bastare per annientare qualsiasi arsenale. Ah, quello è Vladislav Gabrek, comandante della base di Remere e responsabile della sorveglianza. In caso di emergenza? Se andrà male, ci sarà un altro elicottero ad aspettarvi a 2 chilometri a sud. Se trovo Remer. Uccidilo. Sto per entrare. Il traffico radio è in stato d'allerta. Evita le pattuglie. Se la base entra in allarme, non avrai molto tempo per portare a termine la missione. Ok. Ok, eccoci qua. Allora, obiettivi della missione abbastanza semplici. Dobbiamo eliminare Gabrek, piazzare il C4 sui serbatoi delle armi, cioè delle armi per far esplodere tutta la base, il tutto però senza farci scoprire. Anche se in realtà il farsi scoprire qui non implica effettivamente un vero e proprio game over, o comunque non implica un fallimento della missione, complica decisamente le cose. Quindi è, diciamo, una buona cosa più che altro per noi non farsi beccare. Quindi cerchiamo di fare il nostro meglio senza farci scoprire. Ho trovato un serbatoio. Tra l'altro, ogni serbatoio sarà un punto di controllo. Collocato primo esplosivo. Gabe, secondo i servizi segreti, i bunker sono sorvegliati tramite sensori. Devi disattivarli. Dov'è la sottostazione? Mezzo chilometro a sud-est dove sei. Guarda la piantina. Ok, questo lo possiamo far fuori aspettandolo mentre passeggia. Bene. Ora qui dovrebbe spuntarne un altro, se non sbaglio. Eccolo lì. Quindi aspettiamolo qui. Tra l'altro, diciamo che la tempesta ci aiuta nel non farci beccare, perché comunque il maltempo qui funziona e c'è la possibilità di non farsi beccare.
Solo che i lampioni, questi Lian, qua, l'entrata del bunker è chiusa. Cioè le luci, come questa ad esempio, aumentano la visibilità del nemico. La centrale comunicazioni. Quindi dobbiamo fare attenzione a non esporci troppo sotto la luce. Cerchiamo anche di calibrare bene il tempo di sparo, perché farsi beccare è un attimo. Allora, qui facciamo attenzione. Benissimo. Adesso lì doveva essercene uno, esatto. Benissimo. Piazziamo il C4. Qui apriamo il cancello. Tra l'altro mirare con il joypad è una delle cose che odio di più. Ho trovato i cavi elettrici dei sensori. Mi avvicino ai Se non fosse solo per alcune missioni dove bisogna mirare necessariamente così per evitare di avere problemi nel gameplay, veramente un gioco del genere non l'avrei mai giocato possibilmente da ragazzo, specialmente adesso. Adesso sarebbe per me veramente proibitivo. Allora, continuiamo ad andare avanti. Qui stiamo attenti perché adesso ci sono parecchi nemici. Vedete, qua sotto ce ne sono addirittura due. Bisogna avere un po' di pazienza. Qui se l'allarme scatta, complica le cose in maniera troppo evidente. Inizieranno ad arrivare soldati da qualsiasi parte. Cioè verremo praticamente, anzi verrei in questo caso praticamente circondato in ogni 2x3. Quindi veramente veramente frustrante. Qui adesso facciamo attenzione perché tutti e due i soldati si fermeranno praticamente lì. E noi, avendo preso le granate a gas, adesso le possiamo sfruttare. E le possiamo sfruttare per eliminare due obiettivi in un colpo solo, così. Esatto. A questo punto andiamo da quest'altro lato. Facciamo attenzione qui al faro. Spegniamolo, ovviamente. Poi avviciniamoci piano piano perché ci sono qui altri nemici. Fuori uno. E lì ce n'è un altro. Perfetto. Facciamo attenzione, come sempre. Qui ce n'è uno. Bene. Qui ce n'è un altro, se non ricordo male. Yes. Facciamoli fuori questi, bene, e poi piazziamo la carica per avere il punto di controllo. Bene, altre due cariche da piazzare, di cui una si trova praticamente qua dietro e l'altra si trova quasi alla fine del livello. Quindi qua facciamo attenzione, c'è il faro che stacchiamo. Qui ci sono altri due soldati, quindi possiamo utilizzare la granata a gas. Magari ci mettiamo di qua. Ecco, vorrei piazzarla. Perfetto. Le granate a gas, tra l'altro, sono letali anche per noi. Fin quando tutto il veleno, in questo caso tutta la nube tossica, non sparisca praticamente dalla nostra portata, potremmo finire avvelenati e morire anche noi. Quindi facciamo attenzione. Altro punto di controllo. Bene. L'ultima carica che si trova praticamente qua davanti. E qua davanti, tra l'altro, dovrebbe trovarsi anche Gabrek, là, come che si chiamava. Se non ricordo male. Vedete, lì c'è l'ultima tanica. E qua sì, c'era il nostro amichetto.
cazzo è, non esplosa la granata a gas? What the fuck? Non gli è scoppiata la granata a gas. Ma che cagata è successo? Cioè, ho sprecato tutte le granate a gas? Vabbè, sì, che tanto dopo le possiamo riprendere. Quindi non è un problema. È l'ultimo. Avvio il timer dal tetto quando ho disattivato il radar. Ricevuto. Facciamo attenzione. Bene. Fin quando non ci facciamo scoprire, la missione non è difficile. Comunque abbiamo tutto il tempo di poter esplorare, abbiamo tutto il tempo di poter girare tondo. Se ti scoprono, so cazzi. Il lampione. E adesso facciamo attenzione perché c'è una guardia infamissima che esce. What? Non l'avevo colpita. Ok, munizione al massimo. Queste ci serviranno per dopo, quindi qua abbiamo disattivato i laser, che sennò mi avrebbero impedito di passare. Quindi ci siamo portati avanti da un lato. Ok, munizioni qua non abbiamo più bisogno di prenderle. Che okay, dovrebbe essere l'ultimo nemico questo, giusto? Sì, perché poi qua c'è il bunker. Perfetto. Abbastanza easy. Salviamo i dati di gioco e andiamo avanti. Questa parte del bunker di tutta la base di Römer la faremo tutto in un insieme. Messaggi di Liam: tutte le cariche esplosive che hai collocato sono innescate e pronte per la detonazione. Gabe, non ti rimane altro da fare che catalogare gli SS-23 e andare sul tetto. Mentre li controlli, trasmetterò i codici di lancio al quartier generale, quindi tieni il canale aperto. L'irruzione nel bunker ha attivato un allarme silenzioso. La base è ora in allerta, non ti sarà quindi possibile ritornare in superficie da dove sei venuto. Le immagini del satellite mostrano un montacarichi sul tetto, probabilmente collegato al bunker. Questa è la tua strategia di fuga. Adesso siamo in perenne allarme, quindi qua so cazzi. Devo controllare i missili e poi prendere l'ascensore fino al tetto. Trasmissione dati in arrivo. Avremo nemici che compariranno abbastanza frequentemente. Allora, qui facciamo attenzione. Fuori uno e fuori due. Qui sblocchiamo il pannello. Qui ci sono i primi missili da catalogare. Attenzione ai nemici. Esatto. Prendiamo la carabina. Primo missile. Ho il primo codice di lancio. Quando li ho tutti, corro alla torretta radar sul tetto. Resti in attesa. Rilevati altri messaggi. Iniziano a pattugliare la recinzione. Se mi vedono, dovrò sparire. Ricevuto. Secondo missile. In totale sono 10, quindi adesso ne mancano 8. Però non è un problema, sono abbastanza vicini. Cioè, nel senso, si riescono ad individuare abbastanza facilmente. Fate attenzione a questi laser, che sono praticamente fatali. Cioè, sono praticamente dei sorta di raggi infrarossi che nel momento in cui vengono toccati ti shottano, ti killano automaticamente. Qui facciamo attenzione. A ogni vicolo sbucheranno praticamente i nemici, quindi bisogna fare attenzione. Anche perché ci saranno quelli con le carabine che sono molto infami, che praticamente riempiono la barra
del pericolo subito. Oh, ma che cazzo? Non ha girato. Cioè, non si è... Boh, vabbè. Lasciamo perdere. Qua liberiamoci tutti gli accessi. Ah, vero, qua bisogna fare attenzione. Se si spara i missili, siamo fottuti. Perché scoppiano. Uno. Due. Tre. Ne rimangono altri 4. Quindi torniamo indietro. Qui facciamo attenzione al... Bene. I nemici che appaiono. Questi dovrebbero essere gli ultimi 4. Attenzione, non facciamo sparare ai missili. Pericolosissimo. Perché non è soltanto se sparo io ai missili, ma anche se sparano loro. Quindi è un casino. Ho l'ultimo codice. Troverò un modo per salire fino alla torretta radar. Pronta a decollare. Stessa cosa, dobbiamo andare al contrario. Benissimo, facciamo attenzione che adesso arrivano nemici, se non sbaglio. Esatto, eccoli qua. Con la scusa abbiamo recuperato tutta l'armatura e ora invece ci facciamo una bella scorta di materiale. Allora, qui ci sono dei nemici che ora non si vedono, ma spuntano nel momento in cui io entro qui, vero? Dove siete, infami? Eccoli. Facciamo attenzione che lì c'è un tizio che sputa granate. Ecco, ha distrutto anche il computer, ma ormai non mi interessa più. Ok, questo era quello più pericoloso. Cioè, spawnano così dal nulla. Allora, questo lo facciamo fuori. E adesso cominciamo a prendere tutto quello che possiamo. Quindi granate, granata a gas, che ci serviranno dopo. Ah, carabina da combattimento al massimo, e allora approfittiamone. Fucile infrarossi al massimo, 9 mm, recuperiamo tutti i colpi, che sarebbe la pistola. Qui c'è altre granate e il PK-102. Così abbiamo tutte le munizioni full e siamo a posto. Anche se qua adesso penso che mi serve il mitragliatore, perché se non sbaglio qui c'è il boss. Lian, ho trovato l'ascensore per arrivare sul tetto. Preparati a sparire. Ok, vedo pattuglie dappertutto. Ok, continuiamo. Sì.
Le pattuglie di Römer hanno individuato la mia posizione e mi stanno sparando. Disattiva subito quel radar, altrimenti non uscirò di qui. Il pannello dei comandi dovrebbe essere nella base. Tengo pronta la squadra di Markinson nel caso accada qualcosa. Sbrigati, Gabe. Metal Gear Solid intensifies. Questa è una scena identica a Metal Gear Solid. Ian, sono sul tetto, pronto a scappare. Disattiviamo l'antenna. Ian, ho avviato il timer e disattivato il radar. Pronto a risalire. Ok, arrivo previsto. Oh, no, fermo! Portatela via! Lian! Stacca dei comandi! Lian! Temo che non potrà darti un passaggio, Logan. Römer. Ma non preoccuparti, ti ho mandato un elicottero. Ecco qua. Non è un problema se mi colpisce l'armatura. Spostiamoci nel momento in cui attacca. Ah, già siamo alla seconda fase? No! Non doveva colpirmi perché mi ero spostato. Cioè, boh. Cioè, io ho sempre fatto così. Le ripassi da sotto e poi spari. Oddio. No, non devo prendere il pick up ora. Ma non mi ricordavo scendessero anche i soldati. Ok, sta prendendo fuoco. Olè, ce l'abbiamo fatta. Quindi prendiamo l'armatura. Prendiamo le munizioni. Oddio, ancora? Ma cosa può andare in fiamme? Ma in fiamme doveva cioè, oddio. Wow, ci sono arrivato a pelo. Markinson, Diana è morta. Emergenza, mandate l'elicottero. Da 10 minuti qui salterà tutto. Apriti un varco fino al cancello principale, verremo a prenderti. Anche il boss l'abbiamo fatto giù. Lian, a quanto pare, rip. I timer che hai collocato sugli esplosivi si sono attivati. L'esplosione creerà un cratere del diametro di 1,5 km. Il nostro elicottero verrà a prenderti dal cancello principale, se arriverà in tempo. Abbiamo poco tempo per scappare dal piano zero, quindi farei bene a sbrigarti. Ho inviato una squadra al punto di incontro di Lian. Non hanno trovato altro che un cumulo di rottami in fiamme. Römer la pagherà cara, e presto anche. Ok, andiamo giù di carabina, che ci sbrighiamo di più. Qua adesso non dobbiamo far altro che tornare all'inizio del livello dove abbiamo cominciato l'episodio praticamente. Quindi dobbiamo solo tornare indietro. Perché i timer poi esplodono e quindi boom bye.
Facciamo attenzione, non è necessario che ci mettiamo a combattere con tutti. Vabbè, sì. Cioè, io mi nascondo e vengo colpito lo stesso. Guarda che pezzi di infami. Abbiamo un altro 2 minutini circa. Ora qui facciamo attenzione perché il cancello è presidiato. Oh merda. Da un tizio che butta granate. Allora facciamo attenzione che qua il veleno ci sta un attimo a farci fuori. Benissimo, fatto. E abbiamo completato la base di Römer. Quindi, io direi che per il momento è tutto. Io vi ringrazio per essere stati con me. Spero che vi siate divertiti e noi ci becchiamo alla prossima.